Mai avrei immaginato di fare un video tutorial su di loro. Anche perché ce ne sono già tanti e da tanto tempo. Questi pennelli ad acqua li hanno provati tutti. Probabilmente anche tu, che stai guardando questo video. Mi trovavo per puro caso a fare la spesa al Lidl. Ah, adesso ho capito dove sono andati a finire i soldi per il pane. Li ho trovati, provati in svariati modi e non ho potuto fare a meno di dedicargli un video. Non so tu, ma io sono stata rapita dalla loro magia. Sono pennelli con serbatoi, pronti per ospitare acqua, meglio se distillata, o nei casi più estremi, direttamente il colore. Li avrei voluti acquistare da tantissimo tempo. Poi, fai una cosa, fanne un'altra, me ne sono dimenticata. In una settimana di esperimenti ho recuperato tutto il tempo perso e se anche tu come me hai ancora qualche curiosità da soddisfare su questi pennelli, sono sicura che in questo video tutorial troverai tante risposte. Tipo, davvero hai comprato questi al posto del pane? Il primo esperimento l'ho voluto fare in esterna, con gli acquerelli. È stato sufficiente avere con me i pennelli riempiti di acqua, gli acquerelli e abbondante carta assorbente per mantenere pulita la punta da un cambio di colore all'altro. Grandissimo vantaggio ovviamente, perché se con il metodo tra virgolette tradizionale ad ogni cambio di colore netto devi agitare il pennello nella vaschetta d'acqua, con questo basterà spingere sul serbatoio per far fuoriuscire l'acqua dalla punta e pulire fino a che non vedrai le setole bianche. Che tra parentesi, il fatto che questo pennello abbia le setole di color bianco si aggiunge alle caratteristiche molto vantaggiose. Riesco a capire subito ad occhio se ci sono eventuali residui di colore e il più delle volte con gli acquerelli la velocità di azione è fondamentale. La punta del pennello più piccola, la taglia S, ci permette di dettagliare parecchio. Le setole sintetiche infatti rimangono ben tese, vuol dire avere una bella punta appuntita, resistente, controllabile e fine. Sto togliendo una mascheratura fatta precedentemente con dello scotch di carta. Volevo capire se avessi riscontrato eventuali differenze, ma tutto uguale. Ovviamente neanche a dirlo, per la scrittura sono perfetti. Peccato che io non abbia una bella calligrafia. Sì, manda avanti veloce, meglio quando disegni. Più che altro mi sono tolta la curiosità di vedere come si comportassero con l'inchiostro. Inchiostro non permanente. La tenuta d'acqua delle setole è eccezionale. Potresti spingere in maniera pesantissima sul serbatoio, come sto facendo in questo momento, e comunque avere il pieno controllo sulla goccia. Sono tornata a casa con i pennelli perfettamente puliti e con ancora tanta acqua nei serbatoi. Tutto in perfetto ordine. E allora ho continuato a testarli, questa volta con le matite acquarellabili, sempre su carta d'acquerello, carta che ti consiglio di utilizzare perché ovviamente è capace di assorbire questi abbondanti flussi d'acqua. Il tutorial sulla costruzione delle labbra, lo hai visto? Sì, stiamo aspettando ancora quello sul chiaroscuro sulle labbra. Datti una mossa, va? Adesso accenno le zone più scure per conferire alle labbra un po' di tridimensionalità. Sto utilizzando due matite acquarellabili, color rosso e rosa. Voglio vedere se il pennello miscelerà questi due colori come mi immagino. Prima di iniziare, provo su carta assorbente il flusso d'acqua, così regolerò la pressione da esercitare sul serbatoio e comincio ad annacquare il colore che avevo rilasciato su carta. Quindi, ecco che al passaggio del pennello il pigmento si intensifica. La trovo sempre una cosa fantastica, affascinante. E adesso scusa se non parlo, ma lavoro un po' e mi lascio trasportare dall'acqua e dalla sua magia. Ogni volta che ripongo il pennello faccio attenzione alla pulizia della punta. Basta premere per far uscire acqua e pulire con carta assorbente. Continuo a giocarci ancora un po' e creo un altro strato di colore. Wow, la punta di taglia S riesce ad essere molto precisa. Ora provo la M.
Devo dire che tutte e tre le punte, se dosate con la giusta pressione della mano su carta, riescono a lavorare bene sul dettaglio. Questa che sto utilizzando ora è la M. Sono molto sorpresa dalla naturalezza di utilizzo di questi pennelli. È come se avessi da sempre utilizzato questo tipo di, chiamiamolo, meccanismo. Non rimpiango per nulla i pennelli classici con il classico contenitore d'acqua. Mi sembra di avere il tutto più sotto controllo. Banalmente, non ho il terrore di rovesciare il secchiello d'acqua sul tavolo o di inzuppare per sbaglio il pennello nella mia tazza di caffè. Non sai quante volte. Ma a proposito di caffè, anche con lui possiamo ottenere dei risultati meravigliosi. Di seguito, dopo queste labbra che adesso finisco, lo puoi vedere. Ah, ma quanto è appagante disegnare, soprattutto quando gli strumenti ci aiutano. Andiamo a prendere il caffè? Ovviamente lo farò prima raffreddare e anzi, meglio se lo lasci riposare qualche giorno. Risulterà più corposo, più intenso. Spingendo sul serbatoio lascio fluire il caffè verso la punta e intanto verifico con la carta assorbente che le setole comincino a impregnarsi in maniera omogenea e continua. La plastica del pennello è trasparente e si vede il caffè che sta transitando. All'inizio ci vuole un po', ma ci siamo quasi. Fantastico! Ho sempre adorato lavorare con il caffè. Anzi, sarebbe meglio dire odorato, perché il caffè ha proprio un buon profumo. E colorare con questi pennelli lo trovo, oltre che divertente, anche molto molto pratico. Sì, anche perché se non riesci a finire quello che è nel serbatoio, te lo puoi sempre bere. Thank you.
Il caffè lo abbiamo gradito. Bicchiere di vino? Veramente avremmo preferito l'ammazza caffè, ma va bene. Utilizzo un vino leggero e uno più corposo. Riempio il pennello di taglia M con il leggero e il pennello di taglia S con il corposo. Quello leggero lo utilizzo per la base e quello più intenso per i dettagli.
Che dire, più li provo e più mi innamoro di questi pennelli. Mi dispiace di non averli provati prima. Pensavo servissero solo in esterna o per l'arte calligrafica. E invece hanno tantissime belle caratteristiche. Sono precisi, perfettamente controllabili, sono pratici e tutto sommato anche veloci da pulire. Ho realizzato un video tutorial nel caso tu all'interno del serbatoio volessi utilizzare colori particolari, come nel caso, per esempio, della famigerata china. Anche se, detto tra noi, la china è l'unico colore che all'interno di questo serbatoio non metterei mai. È vero che, dal momento che imparerai a pulire in maniera approfondita questi pennelli, li potrai conservare a lungo. Ma l'inchiostro di china, col tempo, rovinerebbe le nostre fantastiche setole e andrebbe ad otturare il meccanismo all'interno. Piuttosto, se mi servisse un bel colore nero, opterei per un acrilico liquido, come questo. È anch'esso un colore permanente, di alta copertura, ma più semplice da pulire. Questo nello specifico che sto utilizzando è un acrilico per aerografo. Non so se tu abbia mai avuto a che fare con gli aerografi, ma in sostanza i colori dedicati all'aerografia sono di qualità eccellente, molto costosi perché molto puri e molto fluidi. È vero che questi pennelli, anche se si dovessero intoppare, avendoli pagati pochissimo, ci farebbero piangere con un occhio, ma io ormai ci tengo tantissimo e mi scoccerebbe doverli buttare per un utilizzo improprio, perché non so quando il Lidl me li riproporrà. Anzi, adesso che mi viene in mente, tornerò al Lidl, perché facendo la spesa mi ero dimenticata di comprare una cosa. Se, chi ci crede? Questa come minimo si va a comprare altre 20 scatole di pennelli. Grazie per avermi fatto compagnia in questi esperimenti, che probabilmente tu avrai già fatto, ma, come si sa, non si finisce mai di imparare. Per me sono una scoperta. Ora ti saluto, torno al Lidl, che ho paura di non trovare più quella cosa che avevo dimenticato, che... qual è che era? Non mi ricordo. L'avevo dimenticata. Però vado. Ciao! Sì, ciao. Io vado dal fornaio, ho già capito.